Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Dimmer 2038. Oggi siamo in questo video su come spiegherò come fare le foto al buio quando c'è un buio proprio questo. Perché non devo aspettare subito, ok? Non devo aspettare subito, devo tenere l'altro focus alto prima di tutto e poi lentamente, ok? Questo effetto è detto vicino alla macchina. Serviva per farvi vedere, magari se non lo sapevate, roba così, per farvi fare una candela, per farvi fotografare una candela. Ecco qua. Come vedete, dentro si vede quello che si vede, però ora non si riesce a vedere purtroppo. Ok, vedete. E niente, poi possiamo cambiare, mettiamo 15 invece che 10, che 20, o possiamo mettere tipo 10, proviamo 10, va, allora, vediamo. Come vedete scatta dopo molto più tempo e la foto viene ancora meglio perché fa una luce calda, intorno è molto scuro. E c'è una luce calda e scura, calda scura, rosso scuro, intorno qua, c'è la fiamma molto liscia, ve la lascio
già la fine della foto, proverò anche a fare una tira di luce più tardi e ci vediamo a fare una tira di luce. Bene ragazzi, allora adesso proverò a fare le scie di luce con la torcia del cellulare e non con le candele, perché le candele ovviamente ce la fiamma quando si muovono. E allora camera, poi metto l'ISO, ora 200, 400, 800, lascio 800 e metto con la rotellina qua invece di 10 metto 320, proviamo 540, proviamo e vediamo come viene. Viene tutta buia ragazzi, come potete vedere, però non è ancora bene. Quindi proviamo ad alzare, invece di 500 metteremo 800 o 1000, dipende. Proviamo 1000 e viene buia totalmente. Ora proverò a fare la candela. Quindi fumo la candela, ok, viene solo la candela, solo ed esclusivamente la candela. Quindi adesso levo e poi levo ovviamente lo zoom perché è troppo lo zoom, quindi metto, ok, e quindi ora spengo le luci. Ok, siamo pronti. Allora prendo la torcia del cellulare, al mio via scatterò una foto. Devo fare la forma che voglio, quindi è uguale, cioè va bene qualunque cosa. Cioè... Ok, 3, 2, 1, via. Ok, ora ad esempio ho fatto un cuore, ma così per... a caso, cioè, vediamo com'è venuta. Io so già come verrà perché l'ho fatto apposta. Quindi enter, come vedete è venuta male, cioè, solo un puntino, poi si vedrà la finestra là. Quindi la elimino, metto l'ISO alto, quindi ora non si vedrà nulla, mi dispiace ragazzi. Ok, allora metto l'ISO alto, l'ISO 800 massimo, come vedete è massimo, e poi ora spegnerò la luce, ok, e vediamo come verrà. 3, 2, 1, via. Ok, vediamo com'è venuta. Vediamo. E la scia non c'è ancora, però si intravede un po' me che faccio con la torcia, no? Quindi ora accenderò la luce. Ok. Invece di 1000 proveremo a mettere 600, 500, 60 o sopra, tipo sotto l'80 più o meno, secondo me. Ora spengo la luce, ok, e proverò di nuovo finché non mi viene il risultato, perché è la prima volta in realtà che lo faccio ragazzi, è la prima volta, quindi vorrei provarlo insieme a voi per imparare insieme. Ok, 3, 2, 1, via, via. Ok, vediamo. E non è venuta bene, quindi la cancelliamo e riproviamo. Invece di mettere 50, proviamo tipo 20 o 10, va? Facciamo anche 5. E però l'ISO lo abbassiamo o lo teniamo così, va? Proviamo prima così, poi lo abbasseremo in futuro. Ok, via. Allora, 3, 2,
via. 3, 2, 1, via. Ok. Adesso la scia si intravede, ragazzi. Si inizia a intravedere. Si vede. Ora ingrandisco l'immagine. E ecco qua. Si vede un po' una scia un po' sfocata, però è una scia, insomma. Però non è venuta perfettamente, purtroppo. Quindi dobbiamo. Ora accenderò la luce. E metto 0, va, proprio 0, perfetto. Però lo 0 non esiste, quindi metto tipo 1 o meno 2, va. Così, meno 2. E l'ISO lo metto. Come posso mettere l'ISO? Tieni così, allora. Così, 1600, 800, 200, 400. Vai, io metto 200 per comodità. Ora spengo la luce. Ok, e riprovo, ragazzi. Riproverò per un'ultima volta finché non mi viene. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. Ok, ora dovrebbe essere venuta perfettamente. Infatti è venuta una foto stupenda, ragazzi, è venuta stupenda. Non ho mai visto una foto con i raggi così bella mai fatta da me. Ve la lascio ovviamente qua a fine video, tutte le foto che ho fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto.